Noi siamo sposati da tanto tempo, ma è sempre come il primo giorno. Le stesse emozioni, le stesse passioni. Antonio, il caffè! Ho fatto tardi al lavoro. Ma vai tutti i giorni al lavoro? No, il sabato e la domenica no. Ci vai conciata così? Ah, così come? Truccata. No, è che lui sta un po' nervoso perché io guadagno più di lui. Lui dice sempre che mi vuole uccidere. Io dico, amore, ma se mi uccidi, dopo a chi picchi? A tavola non possiamo usare coltelli e forchette perché mi metto paura che gli vengono i 10 minuti. Sì, sì, lo so che si dice 5. Ma lui durano di più. Sballa sempre. Non è mai stato bravo in matematica. Ogni volta che arriva un messaggio mi strappa il telefono. Vuole leggere tutti i messaggi. È troppo innamorato. Lo fa per me. Quello a leggere i messaggi si stancano pure gli occhi. Poi l'altro giorno distrattamente sono caduta su un suo pugno. Mi vuole troppo bene. Lui dice sempre che mi vuole uccidere. Io dico, amore, ma se mi uccidi, dopo a chi picchi? Stasera a teatro ti guardavano tutti. Ma quando? Quando facevi la recita della parrocchia. Quando ho fatto la parte della Madonna. Quando stavi solo tu in scena. Veramente guardavano tutto quanto a me. Non me ne sono accorta. Devo dire a padre Gabriele di tagliarmi la parte. Il problema non è la parte. Il problema è il trucco. A Madonna sta senza trucco. Ma ti trucco io. E così mi ha truccato lui. Adesso per strada mi guardano tutti. Dice che mi valorizza. Lui dice sempre che mi vuole uccidere. Io dico, amore, ma se mi uccidi, dopo a chi picchi? Ci vediamo venerdì. Dottoressa, non so come ringraziarla. E te che devi ringraziare. L'altro giorno c'era traffico e ho fatto tardi tornando da lavoro. E lui ha detto che era la solita storia, dicono tutti così, e chissà dove ero stata. Allora ho promesso che mi licenzio, così se perdo il lavoro sto a casa e non faccio più tardi. Lui dice sempre che mi vuole uccidere. Io dico, amore, ma se mi uccidi, dopo a chi picchi? Il Napoli in area. Il cross. Antonio è molto tifoso. Quando la sua squadra del cuore perde vorrebbe spaccare tutto. No, no, non lo fa. Il televisore è nuovo, l'abbiamo pagato tanto. E allora picchia a me. Antonio dice che il calcio fa bene alle ossa. Non sono convinta. Dice che sono una cosa sua, come la macchina. Forse per questo mi ha buttato la benzina addosso. Ma come devo fare? Quello è distratto. Dopo non si è acceso una sigaretta e gli è caduto l'accendino addosso a me. Diceva sempre che mi voleva uccidere. Però che uomo è stato di parola.